Da giovedì 14 a domenica 17 novembre, per la prima volta sul sito UNESCO di Paestum, nell'area archeologica, ma anche il Museo Nazionale, la Basilica Paleocristiana, una 16ª edizione naturalmente innovativa, con un ricco programma, con tante sezioni, ma soprattutto con un'attenzione straordinaria da parte di tanti ministeri, in primis il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero degli Affari Esteri, ma anche con un'apertura che vedrà la presenza del segretario generale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Taleb Rifai. 150 espositori, 20 paesi esteri, Venezuela paese ospite ufficiale, ma naturalmente presenze straordinarie come la Cina per la prima volta a Paestum, il Bahrain per la prima volta a Paestum. Celebreremo Mannama, capitale araba del turismo, 2013, avremo il ministro della cultura e del turismo del Regno del Bahrain proprio in rappresentanza di tutti i paesi del mondo arabo. Si va dalla conoscenza del territorio turistica, diciamo, addirittura enogastronomica, fino alla conoscenza culturale più profonda, cioè quella archeologica e del patrimonio storico, artistico, monumentale. Però tutto molto divertente, non è per niente una cosa paludata, non è noiosa, dunque lo trovo un appuntamento ormai irrinunciabile, io ci vengo spessissimo, insomma. La borsa internazionale con oltre 8.000 visitatori, con centinaia di buyers a livello internazionale, con presenze di persone altamente qualificate dal punto del mondo scientifico, culturale, oserei dire che è vitale, è linfa vitale per un comune come Capaccio Paestum, ma non soltanto per il comune di Capaccio Paestum, ma oserei dire per tutto il territorio limitrofo. È la mia soddisfazione da, non solo da politico ma cittadino della provincia di Salerno, è quello di essere riuscito quest'anno a far sì che la provincia sia ancora una volta tra gli attori principali nell'organizzazione di un evento così importante e strategico per il nostro territorio. Il nostro obiettivo è quello di promuovere questi siti archeologici della provincia di Salerno, che non sono secondi a nessuno né in Italia né in Magna Grecia e che meritano un afflusso di pubblico consapevole. Non abbiamo bisogno di visitifici, ma abbiamo bisogno di educazione al patrimonio, che rendano consapevoli i campani innanzitutto e quindi i detentori di questo patrimonio, ma il pubblico internazionale del valore enorme che hanno queste rovine.